was young. It's not my problem. It's not my problem. Nuova puntata di Sounds Good, il programma di musica indipendente e non solo di Radio Roma Futura. Dopo un po' di assenza dalle frequenze web ritorniamo e ripartiamo proprio con la musica indipendente. Oggi parleremo di un gruppo piemontese per l'esattezza della provincia di Torino, Dona e Civico 14. Senza troppi indugi andiamoci a sentire subito il primo estratto che abbiamo scelto del nuovo album proprio di Dona e Civico 14, e ci ritroviamo dopo in studio proprio in collegamento telefonico con il frontman della band, Donatello. E allora andiamoci a sentire proprio Lacrime e Sudore. Cemento, aglio.
Ritorniamo on air, ricordiamo, questo è sempre Sounds Good su Radio Roma Futura. Abbiamo proprio un collegamento telefonico, come detto prima nella prefasi della trasmissione, il frontman della band Dona e Civico 14. Dona, che poi è Donatello, no? Sì, Donatello. Ok, allora, come stai? Tutto a posto? Tutto a posto, tutto tranquillo. Siamo in tempo di corsa, ma è una corsa bella, positiva, perché poi insomma è tutto fatto per questo disco, per cui è piacevole, ecco, insomma. Vabbè, dai, sei tra i fortunati che possono fare il lavoro a cui aspirano, non è da poco, Sì, infatti, non me la metto. Allora, Donatello, io direi, partiamo subito parlando proprio di come nasce la band Dona e Civico 14. Sì, ti dico tutto velocemente, ti spiego. Cioè, comunque, allora, i Civico 14 sono una band decisamente conosciuta qua nel, insomma, fatto di musicisti conosciuti qua in zona a Torino. Faccio subito i nomi: Pietro Curreri alla batteria, con il quale abbiamo arrangiato i pezzi, sono pezzi completamente scritti. Pietro Curreri alla batteria del mio arrangiatore, cioè poi Natale Chille alla chitarra, Davide Zurma anche lui alla chitarra acustica elettrica, Pasquale Capuani al basso, che noi lo conosce. Io ho già lavorato e coincido altre volte con altri gruppi, sempre con il nome suo, a parte l'EP dell'anno scorso con un progetto di The Blues Cake. Adesso sono ritornato di nuovo con Dona, ho scelto gruppo e insomma ci siamo trovati subito con i suoni, con, volevamo comunicare alla gente, e insomma ci siamo, ecco, così a Rosona in Civico 14. Abbiamo deciso di trovare questi brani che avevo nei netti, veramente sono venuti fuori così, proprio, è stato proprio bello, perché abbiamo proprio suonato, erano anni proprio che non si suonava così, proprio si guardava e ci si partiva a sentire. Come nasce la vera musica, voglio dire, no? Sì, cioè, sì, è stato veramente bello, un'esperienza veramente bella. Ho trovato veramente dei grandi musicisti, degli amici, dei fratelli, cioè, questa è la verità. Senti, noi abbiamo avuto diverse collaborazioni anche, insomma, un artista, cioè, insomma, se c'è di tu una cantante macrepina, c'è di tutto all'interno di quel disco. Infatti ho sentito molto l'influenza comunque reggamuffin, reggae, no? Che predomina, sì, almeno nei pezzi che ho sentito. Sì. Oltre sì, poi sì, c'è oltre anche a, comunque alla matrice, che penso sia folk, no? Perché da quello che ho capito tu sei di giù, sei pugliese o no? Sbaglio? No, giusto. Non sbaglio affatto. Ok, guarda, senti, io a questo punto direi di andarci a sentire il secondo estratto dall'album Momenti, e poi magari dopo, quando rientriamo in studio, parliamo proprio dell'album, di come nasce, sì. Ok? Perfetto. Va bene, perfetto. Allora, dai, alla grande. Andiamoci a sentire proprio brivido, ok? Sì, e ci ritroviamo a dopo. Verso il mare.
labbra sulle mie, esco dai pensieri e corro da te, voglio andare lontano, voglio farlo con te. Portami lontano verso il mare, toccami le mani, fammi volare, un brivido fortissimo, sei fonte di vita, sei donna, solo donna, voglio sognare. Ritorniamo Neir, questa ricordiamo è sempre Radio Roma Futura e abbiamo in collegamento, ospite telefonico direi, sempre Donatello Ciullo dei Dona e Civica 14. Allora, guarda, io direi a questo punto parliamo pure un attimo di come...